noi non ci lamentiamo, non c'è merito, la professionalità, ma il giunetto dello status quo è a spartirsi il potere. Oggi si manifesta la parte migliore della società, quella società che ama, che ha bisogno di diritti e che ha bisogno di passione. Noi siamo contro le guerre per l'amore, per non discriminare nessuno, né per sesso, né per razza, né per religione, né per i motivi di amore. Il nostro mondo aiuta. La revisione della legge 164. C'è bisogno principalmente di una legge che riconosca ai bambini il loro diritto a avere due genitori, anche se i due genitori sono dello stesso sesso, perché è questo che manca principalmente. I bambini delle famiglie arcobaleni, i bambini con due mamme, con due papà, non sono riconosciuti dalla legge, vedono un genitore sparire dal punto di vista legislativo, e questa è una cosa terribile al giorno d'oggi. L'Unione Civili, che pur essendo unioni civili e non essendo matrimonio egalitario, questo va tenuto conto, l'unione civile hanno dato dei diritti alle coppie, ma hanno lasciato completamente fuori i bambini, e questa è una cosa al giorno d'oggi che non è più tollerabile. Il nostro pacifismo radicale, combattiamo l'emergere di vecchi e nuovi, non debbano essere terreno di scontro partitico, oggetto di giochi di palazzo. Io credo che una società civile oggi più che mai ha bisogno di avere un'unione, una concretezza, uno stare insieme che è indispensabile per creare una società diversa. Non si può pensare che le persone si suicidino solo per il loro modo di essere. Bisogna che la società interpreti questi bisogni e che dia risposte chiare a tutto questo mondo.